Noi stiamo pensando alla città metropolitana del futuro, una città metropolitana che non si occupa solo di gestire l'ordinaria amministrazione, 200 edifici scolastici, 3200 km di strade, ma una città metropolitana che si preoccupa anche di avere un approccio innovativo a questa gestione, un approccio che risponda a un'esigenza che è propria della pubblica amministrazione, e cioè di essere più efficienti, di essere più efficaci e magari anche di essere più economici in un periodo complicato, un periodo in cui le risorse sono meno di quelle di cui potevamo disporre negli anni passati. Ecco, noi abbiamo questo obbligo e questa volontà e questo anche questa, come dire, questo obiettivo politico di avere questo tipo di approccio, sia sull'edilizia scolastica. Noi pensiamo non solo di arrivare a gestire e a mantenere le nostre scuole come necessario, come giusto fare, ma anche magari a realizzare scuole nuove, sia per quanto riguarda la nostra rete stradale, i nostri 3200 km di strade. È ovviamente un approccio che noi intendiamo condividere con tutti i territori, perché è giusto che tutte le zone omogenee, che le amministrazioni locali, che i sindaci siano coinvolti in questa visione innovativa della città metropolitana di Torino, ed è per questo che i nostri uffici stanno lavorando ad una nuova programmazione che abbiamo presentato in modo generale con il bilancio di previsione 2015, ma che intendiamo approfondire, intendiamo condividere con i territori da qui al prossimo autunno, insomma nei prossimi mesi passati il periodo estivo. Io credo che siamo nelle condizioni di poter avere questo approccio innovativo, credo che siamo nelle condizioni di poter offrire ai territori una programmazione che sia una programmazione adeguata alle aspirazioni e agli obiettivi politici che la città metropolitana, questo nuovo ente, che la riforma del governo locale, la legge Delrio, si pone e si è posta. Noi vogliamo in questo andare fino in fondo e proporre una città metropolitana che davvero dia il senso dell'innovazione di questo nuovo ente, dia il senso degli obiettivi politici innovativi che ci siamo posti e che ci vogliamo dare.